La difficile situazione ora ai cantieri navali di Pesaro. In vista dell'udienza di mercoledì, stamane i legali dei sindacati hanno chiesto il fallimento, hanno presentato una richiesta di fallimento dell'azienda di fronte alla quale continuano i picchetti dei lavoratori. Vediamo, andiamo a Pesaro. Di picchettaggio qui davanti ai cancelli dei cantieri navali di Pesaro sono questi gli operai che in pratica non ricevono una lira, non si dice più un Un euro, euro da quando? da dicembre del 2009, dicembre compreso del 2009, che non prendiamo un centesimo, giustamente come si sta dicendo, dello stipendio, e purtroppo non sappiamo quando li prenderemo, e ancora cassa integrazione non ci è stata approvata dal ministero, e siamo qua in attesa. Come va avanti lei a casa senza stipendio? Come vado avanti con i risparmi? Cioè, Per fortuna c'era qualcosa. così. E prestiti, ovviamente. Mia moglie non lavora, senza stipendio anche lei, quindi ho due figli che vanno a scuola. 48 operai senza stipendio da dicembre, un indotto di 300 occupati senza certezze. Fallito ogni tentativo di mediazione con la proprietà, la Careri con sede a Novara, il futuro dei cantieri navali di Pesaro ora sembra dipendere dall'udienza che si terrà dopodomani in tribunale. Il giudice dovrà decidere sulla richiesta di procedura fallimentare dopo il rinvio di giugno. Sappiamo che il 15 nell'udienza per noi è importante far capire le difficoltà che i lavoratori qua hanno e quindi comunicare in maniera molto forte che se non ci sono le condizioni è giusto prenderne atto e guardare a un futuro che possa essere rilanciato successivamente a quello che è un discorso del fallimento. Alle ipotizzate esposizioni finanziarie del cantiere, che è di 90 milioni di euro, infatti farebbero da contraltare crediti per 60 milioni.